Amici, amiche carissime, Ave Maria, tutti bentornati o benvenuti a una nuova puntata del ciclo di Catechesi Mariane, la Madonna negli scritti di Maria Valtorta, che è giunta alla puntata numero 39 e diciamo, non so se con gioia o meno, insomma, siamo ancora in alto mare, insomma, perché vedendo un pochettino la posizione che abbiamo all'interno del testo, siamo a poco più della metà del testo, quindi potremmo anche arrivare a 70-80 catechesi qui. Mettiamo il record del ciclo di catechesi più longevo. Però certamente, almeno per quanto mi riguarda, sarà sempre un grandissimo piacere intrattenermi con questi scritti. Oggi cominciamo un'altra grande sezione del testo. La volta scorsa abbiamo terminato l'associazione, lungo discorso sull'associazione di Maria all'opera terrena di Gesù, e in particolare abbiamo visto la corredenzione, la mediazione, l'essere dispensatrice di tutte le grazie. Oggi si apre un capitolo nuovo che si chiama Le singolari funzioni di Maria in connessione con il mistero della Chiesa, quindi per chi diciamo vuole entrare un pochino nell'ambito tecnico della mariologia, qui si apre il capitolo della cosiddetta mariologia ecclesiotipica, cioè comprendere il ruolo che la Madonna ha in relazione con il mistero della Chiesa. Quindi che tipo di relazione c'è tra la Madonna e la Chiesa, che è una relazione molto molto complessa. La Madonna è sopra la Chiesa o dentro la Chiesa? È più grande della Chiesa o no? Ecco, quindi sappiamo tutti quanti, per esempio, e vi invito già ad essere, come dire, solleciti nel rallegrarvi, che lunedì prossimo di nuovo festeggeremo nuovamente la memoria di Maria, Madre della Chiesa, questa, diciamo, nuova memoria obbligatoria mariana istituita dal pontefice regnante subito dopo il giorno di Pentecoste, non a caso, che accentua questa dimensione, quindi la Madonna come madre della Chiesa, quindi colei che ha generato la Chiesa subito dopo il lunedì di Pentecoste. Il senso è molto chiaro, no? Molto anche neanche tanto implicito, cioè la Madonna non stava in mezzo agli apostoli in attesa della Pentecoste così per bellezza o come una tra i tanti. La Madonna stava lì come madre e maestra, quindi ha preparato gli apostoli a ricevere l'effusione dello Spirito Santo, da cui non tanto è nata, perché la Chiesa era un pochino già nata, l'ha formata nostro Signore Gesù Cristo, ma si è, come dire, si è manifestata al mondo. Quindi la Chiesa era concepita fino a prima della Pentecoste. Il giorno della Pentecoste è stata partorita, voi sapete, è come un bambino, no? Un bambino non è che comincia ad essere dal giorno della nascita, ma dal giorno della nascita si vede. Prima non si vedeva perché era concepita nel grembo, no? Era concepita ancora nel grembo, era nascosto nel grembo della madre. Così è la Chiesa. La presenza di Maria nei giorni preparatori alla Pentecoste era proprio, come dire, funzionale, quindi come con l'effusione dello Spirito viene partorita la Chiesa, così in questa azione, come dimostra la presenza appunto della Madonna nella novena preparatoria alla Pentecoste, c'entra Maria, perché la Madonna è anche, vedremo, non solo madre della Chiesa, cioè coopera alla nascita e alla crescita dei figli di Dio nell'ordine della grazia, d'accordo? Tutte queste altre cose, vedremo proprio che proprio la prima sezione di questo capitolo è proprio dedicata a Maria, madre della Chiesa, quindi abbiamo di nuovo una sorprendente dioincidenza. Guardate che non l'ho fatta apposta io, né mi ero studiato, insomma, come dire, la cadenzazione delle puntate per fare in modo che proprio il venerdì prima della festa di Maria, madre della Chiesa, si venisse questo paragrafo. Eppure è il primo grande argomento che sarà trattato, ecco, perché nei rapporti tra Maria e la Chiesa la maternità di Maria Santissima nei confronti della Chiesa è assolutamente il tema principale e prioritario, più importante, e quindi
non riusciremo certamente a esaurirlo tutto quanto oggi, è ampia la sezione di questo testo che è dedicata alla maternità della Chiesa, però cominceremo ad introdurci. Ecco, quindi oggi cominciamo prima dell'averla festeggiata, ecco, poi venerdì prossimo continueremo dopo averla festeggiata, penso che ci vorranno, presumo, insomma, due, sicuro, forse tre puntate per esaurire il tema della maternità di Maria nei confronti della Chiesa. Vediamo dove ci porta il Signore. Non mi dilungo ulteriormente in introduzioni, cominciamo la lettura del testo, primo con il breve, diciamo così, cappello introduttorio e poi vedremo che si apre subito il capitolo di Maria, appunto, madre della Chiesa. La Chiesa è il mistico corpo di Cristo, è il regno di Cristo, è l'imitatrice di Cristo. Conseguentemente Maria, madre e socia di Cristo, è anche madre della Chiesa, mistico corpo di Cristo, è regina della Chiesa ed è prototipo della Chiesa. Anche queste tre funzioni di Maria Santissima verso la Chiesa, quella di madre, quella di regina e quella di prototipo della Chiesa, sono state egregiamente illustrate negli scritti della Valtorta. Ecco, la funzione di Maria, prototipo della Chiesa, mi è particolarmente cara perché fu a suo tempo oggetto di un capitolo intero, l'ultimo, quindi il culmine della mia antica tesi dottorale in teologia. Quindi Maria è definita da Lumen Gentium tipo della Chiesa, ma è tipo non nel senso in cui sono tali le altre tipologie ecclesiologiche, cristologiche, bibliche, ma in un senso del tutto peculiare, perché la Madonna non è semplicemente tipo, ma è tipo nel senso di prototipo. Quindi è prima attuazione perfettissima di ciò che la Chiesa è ed è chiamata ad essere. Comunque di questo ne parleremo a suo tempo. Primo capitolo, Maria, madre della Chiesa. Primo paragrafo, il fatto della maternità di Maria verso la Chiesa. Vediamo. Questo è il secondo, vedremo che è la natura della maternità di Maria verso la Chiesa. Il terzo, il fondamento della maternità spirituale di Maria. Il quarto, le conseguenze della maternità spirituale di Maria. E che questo poi si articolerà in alcune sottosezioni, quindi Maria rifugio dei peccatori, eccetera, eccetera, no? Quindi, soltanto per avere un pochino un'idea del percorso che ci aspetta. Cominciamo dal fatto della maternità di Maria verso la Chiesa. Innanzitutto e soprattutto Maria Santissima ha la funzione di Maria, ha la funzione di madre della Chiesa, ossia madre del mistico corpo di Cristo, madre di tutti i cristiani. Io, dice, sono la madre di tutti i figli di mio figlio. Quaderni del 45, 50, 22 maggio 1945. Ella, si legge negli scritti della Valtorta, è generatrice di grazia, generatrice della Chiesa universale. È la madre che con il suo amore e con il suo dolore genera continui figli per il regno di Gesù. È la madre del genere umano rinato a Dio. Queste sono tutte citazioni, non sto continuamente, insomma, a dare riferimenti, se no diventa un pochino pesante. Chi ha il testo poi li può verificare. È la madre universale. È madre universale di tutti gli uomini, è genitrice universale. Queste sono tutte citazioni tratte dagli scritti della Valtorta di varie fonti, insomma, no? Quindi l'Evangelo e il libro di Azaria, i quaderni, eccetera. Io, dice la Vergine, sono la madre di tutti e non devo esserlo di uno solo, non lo sono esclusivamente neppure di Gesù. Nel cielo, dice Maria, è il mio cuore di madre degli uomini, palpitante di trepido amore per tutti, giusti e peccatori, desideroso di avervi tutti seco nella patria beata. Santa madre e nutrice del genere umano, si legge nel libro di Azaria. Prima piccolissima sosta. C'è una maternità universale di Maria, attenzione, che si esplica in particolare verso i figli del figlio, cioè verso i membri della Chiesa, ma attenzione, si tratta di maternità universale. Si chiama la Madonna Madre Universale di tutti gli uomini.
dobbiamo sempre tenere chiaro una cosa fondamentale. La Chiesa, come qui è già ben spiegato, è il luogo dove si realizza e si inizia, meglio per dirla con Lumen Gentium, il Regno di Dio. È il luogo dove sono radunati coloro che hanno avuto la grazia inestimabile di poter, primo, ricevere la rivelazione nella sua pienezza di verità, questo c'è solo nella Chiesa Cattolica, secondo, tutti quanti i mezzi di santificazione, che sono i sacramenti, i sette sacramenti, che si trovano soltanto in pienezza nella Chiesa Cattolica. Terzo, noi abbiamo la grazia attraverso la successione apostolica, prolungata nel corso del tempo dal Sommo Pontefice e da tutti quanti i Vescovi uniti con lui, di essere collegati direttamente ai dodici per mezzo dei dodici a Cristo. Queste sono grazie inestimabili che fanno di noi dei privilegiati, ma non dei privilegiati perché siamo migliori degli altri, dei privilegiati nel senso che ci abbiamo avuto misteriosamente questa chiamata ad essere figli della Chiesa e membri della Chiesa, quindi a questi doni così grandi, tale che dovremmo passare la vita in uno stato di ringraziamento ininterrotto e prostrati in ginocchio a dire: ma Signore mio, ma che bene ho fatto io per poter ricevere tanta grazia. Ecco, però è evidente che Gesù non è morto in croce solo per coloro che avrebbero fatto parte in questo mondo della sua Chiesa visibile. Gesù è morto per tutti, non ci sono preclusioni da parte del suo cuore. Anzi, chi è fuori del corpo visibile della Chiesa, come Gesù nel Vangelo spiega, per le minori grazie ricevute, perché non è la stessa cosa vivere avendo a disposizione la pienezza della verità oppure no, non è la stessa cosa vivere potendo ricevere la grazia di tutti quanti i sacramenti oppure no, quindi chi è fuori della Chiesa sarà, nel giudizio particolare, quindi nella possibilità di accedere alla salvezza, sottoposto a un giudizio molto meno severo, molto meno stringente, molto meno esigente di quello che riceveremo noi. A chi molto fu dato, molto fu chiesto; a chi fu affidato molto, e qui ogni riferimento a me e a qualche mio confratello puramente voluto, sarà richiesto ancora di più. Ecco, quindi Gesù è il Salvatore universale, e anche coloro che non fanno parte del corpo visibile della Chiesa ricevono evidentemente in maniera propria e proporzionata i benefici della redenzione, sia per l'opera di Cristo sia anche per il ministero stesso che la Chiesa esplica nei confronti del mondo intero, come è per esempio ben specificato in alcune preghiere eucaristiche. La bellissima preghiera eucaristica quarta del Messale di Paolo VI dice che il sacerdote prega durante proprio la preghiera eucaristica per tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. E così la Madonna è madre della Chiesa, come dire, certamente per antonomasia, in senso forte, ma la sua maternità si estende a tutti gli uomini. Cioè, quel povero nostro fratello o sorella, sperduto chissà dove, insomma, che appartiene insomma a popolazioni che ancora non conoscono il Vangelo, o che io non so nemmeno, insomma, che ci sta tutto quanto alla faccia della terra, non lo sa, certamente. Non lo immagina, ma lui ha una madre in cielo, e quella madre lo guarda con tenerezza e con amore materno e fa di tutto per portare alla salvezza anche quel nostro fratello o sorella. Quindi questa, come dire, è il fondamento della più bella e cristiana, diciamo così, ecco, fratellanza universale. Ecco, cioè, noi sappiamo, insomma, che liberté, carité, fraternité era il motto della rivoluzione francese, insomma, no? Quindi del laicismo, diciamo così, più, come dire, più bieco. Il cosmopolitismo universale era, come dire, il programma dell'illuminismo, ma l'illuminismo, come sappiamo tutti, l'abbiamo studiato tutti a scuola, anche chi non ha grandissima cultura, aveva come programma, insomma, di fondare
un mondo senza Dio, quindi di ripristinare un'etica completamente laica, quindi dove ci penso io a stabilire quali sono i valori importanti e a metterli in pratica, no? Ecco, il libertà, carità e fraternità. Certamente noi cristiani siamo favorevoli alla libertà, è certamente sì, ma bisogna vedere di che libertà si parla. Non sono questioni di lana caprina, affatto. Parliamo della libertà dei figli di Dio e parliamo del concetto di libertà così come l'abbiamo imparato dalla Rivelazione, che non è la stessa cosa del liberté dei rivoluzionari francesi. Parliamo di fraternità, è certo che parliamo di fraternità, certamente ci chiamiamo tra noi fratelli e sorelle. Io quando saluto i miei fedeli durante la messa li chiamo fratelli e sorelle, no? Per carità. E come abbiamo visto abbiamo un vincolo di fraternità universale, ma motivato in chiave soprannaturale, dentro l'ottica dell'incarnazione, dentro la volontà salvifica universale di Dio, d'accordo? E tutti questi orizzonti. Abbiamo un concetto di uguaglianza sostanziale di tutti gli uomini? Come no? Noi sappiamo benissimo che per ogni singolo uomo, per ogni singolo uomo e donna, su questo nessuno è escluso, Gesù ha versato fino all'ultima stilla di sangue e lo rifarebbe subito. E un'anima sola che si perde a qualunque nazione, lingua, tribù, popolo e nazione appartenga, per nostro Signore è un dramma, d'accordo? E soffre per la perdita di uno come se si perdessero tutti. Quindi questo noi lo sappiamo benissimo, no? Quindi, però noi viviamo queste cose dentro l'orizzonte del cattolicesimo. Pensate alle opere di misericordia, alle opere di carità. Sono le stesse, no? Cioè, però, questo è la grande maestra e madre Teresa di Calcutta, il fine per cui noi facciamo le cose è completamente differente. Noi non facciamo il bene per un senso, come dire, smielato di filantropia, d'accordo? O di, come dire, socialismo, diciamo così, no? Nel senso di volontariato, di apprezzamento, così. No, no, tutto quello che avete fatto al più piccolo di mio fratello l'avete fatto a me. Noi facciamo il bene per amore di Dio e vedendo in ogni essere umano, specialmente i più bisognosi, i più poveri, i più afflitti, i più derelitti, l'immagine di Cristo sofferente. Non è la stessa cosa, eh? Non sono queste qui questioni, ripeto, di cavilli, di discorsi, insomma, da pedanti, cioè, tanto come lo fai, se a uno gli ha dato da mangiare, ha sempre mangiato, certo che ha sempre mangiato, ma bisogna vedere come e perché, ecco, capite? Quindi non sono questioni secondarie, ecco. Quindi la Madonna certamente che esplica una maternità universale, ma perché? Perché è la madre del Redentore universale e perché dentro il cuore di Dio e dentro quindi il suo cuore immacolato nessuno è a priori escluso dalla salvezza. Quelli che poverini non hanno avuto la grazia e la sorte di entrare nella Chiesa, viceversa molti che sono figli della Chiesa, pensiamo a quanto disprezzano questa grazia, no? Quanta gente che è battezzata e che, cioè, è come se non fosse battezzata, cioè, capite? Sono le, come dire, le sofferenze di un parroco, cioè per alcuni fedeli. Allora, la vita cristiana consiste in questo: la prima volta che entrano in chiesa non lo sanno perché ce li portano i genitori. Tra parentesi, in questi tempi, in età sempre più avanzata, a volte anche troppo, insomma, no? Non una volta sola mi è capitato, da quando sono sacerdote, di battezzare un bambino di 4-5 anni, quindi che ha vissuto il sacramento del battesimo in maniera perfettamente consapevole, cosa che è certamente sempre bella, ma capite che anche un pochino può in generale delle situazioni un pochino imbarazzanti, no? Ecco, poi torna a chiesa il giorno della prima comunione, poi torna a chiesa il giorno della cresima. Ecco, una volta, adesso meno, si poteva sperare che tornasse in chiesa il giorno del matrimonio, ma e poi ritorna in chiesa senza saperlo, portato da qualcun altro, il giorno del funerale. Questa scena non è che oggi è molto infrequente o molto rara, purtroppo, non lo è,
Diciamo che poi più tempo passa, più manca qualche piccolo dettaglio, perché una volta questi c'erano più o meno tutti. Adesso il matrimonio comincia a essere sempre più raro e comincia a essere sempre più rara anche la cresima, eh. Cioè, io questo lo parlo da... quando parlo di queste cose parlo da parroco, quindi io ho fatto soltanto il parroco da quando sono sacerdote, non ho fatto... o il parroco o il viceparroco, quindi non so fare nient'altro, diciamo, che questo, insomma, non ci ho avuto incarichi di curie o cose di questo genere, io ho fatto solo il parroco, d'accordo? Parroco, tra l'altro, reale di tante anime per misteriosi disegni dell'Altissimo, anche, diciamo così, fuori confini territoriali attraverso le onde dei moderni strumenti di comunicazione, ma non so fare altro, quindi quando dico queste cose parlo, come dire, certamente sulla base di una esperienza constatata, che certamente non è universale, quindi è la mia esperienza, però insomma anche dal confronto con tanti confratelli, insomma, di varie parti di Italia, mi sembra, insomma, che tutto il mondo sia paese. Certamente in Italia sono delle situazioni un pochino differenti, perché al sud la situazione è notevolmente migliore rispetto che al centro, e ancora di più rispetto che purtroppo al nord, dove si vedono delle cose, insomma, un po' davvero preoccupanti. Quindi maternità universale, che vedremo però che nei confronti certamente dei battezzati e dei figli della Chiesa si esercita in maniera del tutto peculiare, ecco, ma non è, come dire, una peculiarità esclusiva, quindi penso solo ai battezzati e agli altri non ci penso, ecco, lungi da Maria Santissima e da Gesù, ecco, una prospettiva del genere. Allora, Gesù affida però a Maria come a madre la sua Chiesa. Ecco, siamo durante il terzo anno di vita pubblica. Gesù con Maria Santissima, con gli apostoli e le pie donne si trova a Gamala. Mentre gli apostoli e le pie donne riposano, egli si trattiene finalmente con sua madre. Dopo aver accennato all'ora del supremo sacrificio, ormai imminente, esclama: nessuno di questi, gli apostoli e le pie donne, capisce. Non è colpa loro. È Satana che crea i fumi perché non vedano e siano come ebri e non intendano e perciò impreparati, è più facile ad essere piegati. Ma io e te li salveremo, nonostante l'insidia di Satana. Sin da ora te li affido, madre mia. Ricorda di queste mie parole, te li affido. Ti do la mia eredità. Non ho nulla sulla terra fuorché una madre, e questa la offro a Dio, ostia con l'ostia. E la mia Chiesa, e questa l'affido a te. Sile nutrice. Poco fa pensavo in quanti nei secoli sarà rivivente l'uomo di Cheriot con tutte le sue tare, e pensavo che uno che non fosse Gesù lo respingerebbe, quest'essere tarato. Ma io non lo respingerò, sono Gesù. Tu, nel tempo che resterai sulla terra, attenzione, seconda a Pietro come gerarchia ecclesiastica, egli capo e tu fedele, prima a tutti come madre della Chiesa, avendo partorito me, capo di questo corpo mistico, tu non respingere i molti, Giuda, ma soccorri e insegna a Pietro e ai fratelli a non respingere e a soccorrere. Difendimi nei miei seguaci e difendimi contro coloro che vorranno disperdere, smembrare la nascente Chiesa. E nei secoli, o madre, sempre tu sii colei che intercede e protegge, difende e aiuta la mia Chiesa, i miei sacerdoti, i miei fedeli, dal male e dal castigo, da loro stessi. Quanti Giuda, o madre, nei secoli, e quanti simili a deficienti che non sanno capire, o a ciechi e sordi che non sanno vedere e udire, o a storpi e paralitici che non sanno venire. Madre, tutti sotto il tuo manto. Tu sola puoi e potrai mutare i decreti di castigo dell'Eterno
per uno o per molti, perché nulla la triade potrà mai negare a te. Nulla potrà mai negare al suo fiore. Così farò, figlio. Per quanto sta in me, va in pace alla tua meta. Così risponde la Madonna. La tua mamma è qui per difendere te nella tua chiesa sempre. Allora, questo brano è veramente spettacolare, vedo. Ci prendiamo tutto il tempo che vogliamo perché qui c'è tutto. Guardate, qui è veramente impressionante. Numero 1. Si badi e si noti l'amore di Gesù per la sua Chiesa. Gesù dice, io al mondo non ho nulla. Bella, proprio adorabile, ammirabile, santa povertà di Gesù. Beato chi può viverla veramente come l'ha vissuta lui, come ci ha insegnato a viverla San Francesco, a non averci niente, se non le uniche cose importanti. Ecco, magari potessimo dire con Gesù, non c'ho niente al di fuori di te, la Madonna e la Chiesa. Questo, specialmente per noi ministri, dovrebbe essere proprio un sogno. Ecco, però questo ci faccia comprendere quanto Gesù ha a cuore la sua Chiesa. Come è fatta la sua Chiesa? Guardate che qui parla a tutti noi, perché oggi c'è, come dire, un pensiero diffuso che, siccome non sempre si nota a vari livelli esemplarità nei membri e addirittura nei ministri della Chiesa, ci si sente legittimati di potergli vomitare addosso fango, critiche, insulti, giudizi, maldicenze o addirittura dispense dal rimanere in essa, quindi poter fare qualche cosa fuori della Chiesa, senza la Chiesa o addirittura contro la Chiesa, con il pretesto che nella Chiesa stanno tanti scandali, ci sono tante cose che non funzionano, ci sono tante menti che non sono molto equilibrate, cioè se uno va a vedere in giro, insomma, c'è sul web, potete andarla a vedere, la signora Gloria Polo, molti la conoscono, insomma, una dentista colombiana, una professionista miracolata dal Signore, che ha vissuto un'esperienza, insomma, unica, e io l'ho avuta ospite quando ero parroco a Borgo San Michele, e io vidi un annetto e mezzo fa, forse due, un video, credo che si trovi ancora su YouTube, dove lei annunziava che avrebbe smesso i suoi viaggi apostolici, diciamo, chiamiamoli così, le sue testimonianze pubbliche, perché i vescovi gli avevano detto di fermarsi. E dice candidamente, proprio innocentemente, che alcuni vescovi gli hanno detto: senti, tu stai a parlare del diavolo, cioè il diavolo, lascia perdere il diavolo, che il diavolo non esiste, e quindi tu stai zitta e stattene a casa. Cosa ha fatto Gloria Polo? Dice, bene, signor vescovo, tu dici che il diavolo non esiste, mi dici di stare a casa e io sto a casa. Attenzione, che il diavolo non esiste, non è vero, d'accordo? Per cui, se quello che racconta Gloria Polo è vero, cioè, è presumiamo, cioè, non credo che menta, insomma, se qualche vescovo avesse detto questa cosa, penso che ci sia qualche problema, o no? Grosso. Ok? E cosa ha fatto Gloria Polo? Ha detto, guardate che Gloria Polo, il nostro Signore gli ha detto, tu questa testimonianza continuerai a farla e a rifarla, non una, ma tante, tante, tante di quelle volte, chiunque ascolterà queste cose si convertirà, avrà, e ridonderà a tuo merito. Forse Gloria Polo ha detto a quei vescovi, dice, guarda signor vescovo, vatti a studiare un pochino di catechismo innanzitutto, insomma, perché il diavolo esiste, l'inferno pure, anche se tu non ci credi. Uno. Secondo, siccome a me il mandato me l'ha dato nostro Signore, tu mi dici di fare così, ma io continuerò tranquillamente a predicare, perché credo che il nostro Signore sia più grande di te. Poteva rispondere in questo modo, o no? Ha risposto così?
No. E il fatto che non abbia risposto così, per quanto mi riguarda, non c'era bisogno di questo, ma è il sigillo, d'accordo, più autentico della certezza veramente divina che tutte le cose che lei ha vissuto e che ha testimoniato vengono dal cielo e da Dio. Se non avesse fatto così, tutta la sua opera sarebbe stata inficiata e irreversibilmente toccata dal dubbio. Sentiamo cosa dice Gesù. Allora, dice: poco fa pensavo in quanti nei secoli sarà rivivente l'uomo di Keriot con tutte le sue tare. Guardate che Giuda di Keriot non era mica santo, lo sappiamo tutti quanti. Sapete, come dire, c'è un aneddoto che a me mi hanno raccontato, non so se sia vero, insomma, no? Di San Giovanni Paolo II, che dice che scherzando una volta disse: Nostro Signore Gesù Cristo, lui aveva un Giuda su 12. Per me le proporzioni sono invertite, ce ne stanno, io ce n'ho 11 su 12 tra quelli che mi stanno intorno. Aneddoto che si racconta di San Giovanni Paolo II, non posso metterci la mano sul fuoco che sia vero, insomma, ma supponiamo che fosse vero. Allora che si deve fare? San Giovanni Paolo II doveva fare con Giuda che c'è? Doveva buttarli tutti quanti dalla finestra? E scacciarli fuori a calci tutti quanti dalla chiesa? Oppure San Giovanni Paolo II si alzava una mattina e diceva: beh, facciamone un'altra di chiesa, perché qui stanno troppi Giuda. Non si può fare. Non solo che non si vuole fare, non si deve fare. Gesù dice: uno che non fosse Gesù lo respingerebbe a questo Giuda, a quest'uomo tarato, ma io non lo respingerò. Nella Chiesa, per dei misteriosi disegni dell'Altissimo, c'è posto, si capisca bene il senso in cui sto dicendo questa cosa, evidentemente, c'è posto per Giuda e per i Giuda, perché ci stanno. Ci stanno. Tu non respingeri molti Giuda, dice Gesù alla madre, ma soccorri e insegna a Pietro e ai fratelli a non respingere e a soccorrere. Quando Dio non voglia vedessimo un Giuda, cioè una persona che, consapevole o inconsapevole, cosa ha fatto Giuda? Giuda ha tradito Gesù. Quindi, cosa sta tradendo? Sta tradendo la sua missione. Sta tradendo la fedeltà alla dottrina che deve insegnare, sta tradendo il decoro, la santità con cui si deve attendere al culto divino, quello che vogliamo, d'accordo? Che facciamo? Soccorri e insegna a Pietro e ai fratelli a non respingere e a soccorrere. Questo è quello che si deve fare. Questo è quello che Gesù vuole, questo è quello che ha chiesto la Madonna, questo è quello che la Madonna, obbediente a queste parole di Gesù, ha insegnato agli apostoli, questo è quello che la Madonna insegna ai suoi figli. Primo punto, ricordiamocene bene queste cose. Secondo punto, dice: ma la Madonna è più grande o più piccola della Chiesa? Dipende. Dipende, perché per certi aspetti la Madonna non era numero uno. E lo dice uno che pensa che la Madonna, d'accordo, non ha nessunissimo dubbio che sia assolutamente la prima dopo l'unica e che da sola vale più di tutti gli angeli e santi messi insieme. Ma un conto è la santità, un conto è la gerarchia ecclesiastica, perché la Madonna non è sacerdotessa nel senso di titolare del sacerdozio ministeriale, e la potestas nella Chiesa, quindi l'autorità, ce l'hanno coloro che sono insigniti dell'ordine sacro nel grado dell'episcopato, in particolare, più di tutti, perché ha il primato, il successore di Pietro, a cui la Madonna stessa è seconda.
tu nel tempo che resterai sulla terra, seconda a Pietro come gerarchia ecclesiastica. La Madonna seconda a Pietro? Sì, la Madonna è seconda, sì, perché Pietro è il vicario di Cristo in terra. Ed è il capo della Chiesa Cattolica, ha l'autorità piena, suprema, immediata e universale su tutta la Chiesa. D'accordo? Egli capo e tu fedele. Capito? Quindi, cioè, se la Madonna è soggetta a Pietro, ma scusate, no? Ma vorremmo essere tutti quanti da buoni cattolici. Soggetti a Pietro, o seconda a Pietro come capo della gerarchia ecclesiastica, però attenzione, prima a tutti come madre della Chiesa, avendo partorito me capo di questo corpo mistico. Allora, la Madonna, in quanto fedele, diciamo così, essere umano, per quanto divinizzato, nella Chiesa è seconda la gerarchia, ma siccome la madre di Dio è la madre del capo di questo mistico corpo, sotto questo punto di vista è la prima di tutti ed è superiore a tutti. Difendimi nei miei seguaci, continua Gesù, e difendimi contro coloro che vorranno disperdere e smembrare la nascente Chiesa. Questi sono dei criminali. Capite? Chiunque opera per disperdere e smembrare la Chiesa è un collaboratore di Satana. Questo se lo dovete mettere bene in testa, qualunque sia il fine per cui opera. Perché la Chiesa non è oggetto da dilaniare, disperdere o smembrare, ma è soggetto, come dice Gesù alla Madonna, da proteggere, da difendere, da aiutare e da amare. Nei secoli, o madre, dice Gesù, sempre tu sii colei che intercede e protegge. Difende, aiuta la mia chiesa, i miei sacerdoti, i miei fedeli. Quando al santo curato d'Ars qualcuno andava a dire: ah, padre, cosa che io conosco molto, il mio parroco non ne combina una dritta, e l'ho visto all'osteria, stava ubriaco e non fa il catechismo, sta tutto il giorno senza far niente, trascura le pecorelle, eccetera, eccetera. Il curato d'Ars, che pure era sempre tanto gentile, tanto paterno, tanto buono, ha detto: sì, il tuo parroco fa così, bene. Quanti digiuni hai fatto per lui? Ma veramente, nessuno? Ma veramente? Quanti rosari in ginocchio hai fatto per il tuo parroco? Ma veramente? Ma veramente? Sì? Bene, allora vai a casa e comincia a fare queste cose, poi ne riparliamo. Il curato d'Ars. Guardate, il curato d'Ars era proprio un campione proprio di bontà, di delicatezza, ma quando gli cominciavano a parlare male di qualche ministro della Chiesa, ma questa è stata una cosa universale, diventava aspretto, cioè nel senso che te faceva correre. Perché nessuno si tappa gli occhi, d'accordo? Nessuno, cioè, la vita nella Chiesa, anche la vita cristiana, anche la vita di santità, non consiste nel tapparsi gli occhi, d'accordo? Perché quando il male è oggettivo e c'è, si vede. Non c'è, come dire, non giudicare non vuol dire tapparsi gli occhi. Ma dinanzi al male che vedo, io che faccio? Punto interrogativo. Smembro, dilanio, disperdo, oppure difendo, proteggo, intercedo.
Le nostre nonne sapevano molto bene che anche dinanzi, come dire, a delle difficoltà, dei problemi oggettivi, da parte anche di qualche ministro della Chiesa, la prima cosa da fare in pubblico era sempre difendere, sempre, sempre, sempre. Perché non è mai bello mettere in piazza, quindi, anche delle colpe oggettive. Questo non vuol dire coprirle o ignorarle o essere conniventi. No, d'accordo? Perché se è necessario, anziché metterle in piazza, io ne farò dovuta segnalazione se si tratta di cose oggettive alle autorità competenti perché provvedano, d'accordo? Ecco. Ma anzitutto si prega e si, come dire, protegge la fede dei poveri e dei piccoli dallo scandalo che potrebbero avere vedendo tante cose. Oggi purtroppo è possibile che, purtroppo questa cosa qui non è più possibile. E questo è un altro segno dei nostri tempi, perché con questi benedetti, diciamo li benedetti, diciamo così, nella loro astratta entità, perché per l'uso che se ne fa, spesso e volentieri, i benedetti non sono un granché, mezzi di comunicazione. Non si fa in tempo, insomma, cioè, ad avere una mezza notizia storta su qualcuno che tempo qualche secondo è già rimbalzata a livello mondiale, d'accordo? Perché basta fare un tweet, sapete che Twitter è il più tremendo per certi aspetti dei social, no? Anche perché è più frequentato anche dalle, come dire, dalle persone che contano, ecco, che si che danno comunicazioni, che danno messaggi, insomma, brevi ma incisivi attraverso questa piattaforma. Maria e i suoi figli hanno un altro stile. Fa niente se, cioè, altri vogliono fare questo, si accomodino pure. Noi no, però. Specialmente le anime che vogliono essere devote della Madonna. La Madonna non fa così. E non approva che si faccia così. Nei secoli, o madre, sii sempre tu colei che intercede, protegge, difende, aiuta la mia Chiesa. La Madonna non è una sfascista. Io li chiamo così, facendo un pochino di ironia. Un tempo c'erano i fascisti. Ecco. Oggi ci sono invece gli sfascisti. Cioè, quelli, quando io ero giovane, c'è stato un presidente della Repubblica che si chiamava da solo, il picconatore, quello che sfasciava tutto. Lo sfascismo non è tanto cristiano, secondo me, perché distruggere, molto cristiano a mio avviso, è la restaurazione. Capite? Noi cristiani, se abbiamo una chiesa che va in rovina, la ripariamo, come dice Gesù a San Francesco, la restauriamo, non la sfasciamo. È proprio un principio, come dire, generale evangelico. Gesù, uno stoppino dalla fiamma smorta, non sarà mai lui a dargli il soffio finale, a spegnerlo, cercherà sempre di recuperarlo, sempre. Noi in questo mondo agiamo sempre per il bene, se le situazioni sono drammatiche, ma che ci vuoi fare questa cosa qui? Questa sembra proprio irrecuperabile, c'è sempre speranza. Noi continuiamo a pregare, noi continuiamo a sperare anche l'insperabile e l'inconcepibile. Si agisce così. E io insisto su queste cose perché su queste cose non ci devono essere dubbi, a mio modestissimo avviso. Dubbi zero. Nei secoli, o madre, sii sempre tu colei che intercede, protegge, difende, aiuta la mia chiesa, i miei sacerdoti, i miei fedeli dal male e dal castigo, da loro stessi. Gesù stesso dice: quanti Giuda, o madre, nei secoli? Ma pensiamo forse, dico, domando a chi ascolterà queste parole, condividerà questo momento di condivisione fraterna, dico. Ma Gesù forse non lo sa che
che nella chiesa di ogni tempo dilagano i Giuda, non li vede? È diventato cieco? Non li potrebbe sterminare tutti quanti? Non li potrebbe estirpare tutti quanti? In un batter d'occhio, in un battibaleno? Lo fa? Non lo fa. E perché non lo fa? E se lui non lo fa, c'è qualcuno che potrebbe farlo al posto suo, quando lui stesso dice: fermo. Difendimeli tu, i miei Giuda, non li fare sterminare. Se loro se ne andranno alla rovina, Giuda, Gesù non era mica contento che Giuda sia andato alla rovina. Ha cercato di salvarlo fino alla fine. C'è l'autentica libertà umana. Se uno fino alla fine persevera e vuole andarsi a sprofondare nell'inferno, Gesù soffre, non lo può impedire. Ma non è lui a mandarti all'inferno. D'accordo? Questo sia ben chiaro, eh? E la Madonna certamente non è lei a farlo non facendolo il figlio. E chi è devoto a Maria non può e non deve farlo. Gesù continua: quanti simili a deficienti che non sanno capire. Uè, Gesù non dice le parolacce, eh? Deficiente non è una parolaccia, deficiente etimologicamente significa uno che gli manca il cervello. Deficienti che non sanno capire c'erano allora e ci stanno oggi. E è pieno di deficienti oggi, purtroppo in giro. Sta pieno. Nel mondo e pure nella Chiesa. E che ci vogliamo fare con i deficienti? Vogliamo mitragliarli? Vogliamo. Che vogliamo fare? O a ciechi o sordi che non sanno vedere e udire. Ci stanno un po' di ciechi in giro, un pochino di sordi? A mio avviso qualcuno sì. O a storpi e paralitici che non sanno venire. E che cosa ci vogliamo fare con tutte quante queste situazioni di miseria e di povertà grosse, che causano anche dei danni presenti dentro la Chiesa? Cosa dice Gesù? Madre, tutti sotto il tuo manto. Cerchiamo di salvarli, preghiamo per loro, operiamo per il bene, sacrifichiamoci per loro. Ricordo le parole del Santo Curato d'Ars. Questo è l'unico atteggiamento che possa e che debba avere un autentico discepolo di Gesù e un autentico devoto di Maria. E chiunque, come dire, brandisse atteggiamenti differenti da questo, sotto l'egida di Gesù e di Maria, a mio avviso, per carità, ognuno, cioè, la libertà umana, come dire, si può esplicare anche, evidentemente, è possibile farlo, anche se non è cosa buona, anche nel dire cose che non sono vere, fondate o ragionevoli, per carità. E quindi il rispetto va dato sempre comunque a tutti, d'accordo? Però, fermo restando il rispetto, è possibile dissentire e confutare posizioni che non sono fondate. D'accordo? La Chiesa non si tocca. Madre, tutti sotto il tuo manto, tu sola puoi e potrai, queste sono le cose bellissime che Gesù dice di Maria Santissima, mutare i decreti di castigo dell'Eterno per uno o per molti. È chiaro che queste espressioni sono misteriose, ecco, perché però la Madonna è la Madonna. Uno sguardo, una supplica di Maria, cioè pensiamo alle apparizioni, alle belle apparizioni, alle grandi apparizioni, pensiamo alla Saletta, quando la Madonna in lacrime diceva ai pastorelli, dice: fate qualcosa perché non riesco più a trattenere il braccio di mio figlio, no? Dire che non riesce più a trattenere, che significa? Significa che lo tratteneva, d'accordo? Ecco, pensiamo anche
al terzo segreto di Fatima, no? A quando c'era un angelo che sparava con una spada di fuoco e la Madonna ci metteva la mano e quelle vampe di fuoco venivano deviate, no? C'è l'immagine biblica dell'angelo sterminatore, ma la Madonna si mette in mezzo e dice: fermi tutti, no, no, buoni, io e i miei figli li voglio custodire, li voglio salvare, no? E che cosa dice la Madonna? Così farò, stai tranquillo Gesù, la tua mamma è qui per difendere te nella tua chiesa, sempre. La difesa di Gesù e della Chiesa, di Gesù nella Chiesa, della Chiesa di Gesù. Vorrei, dobbiamo fermarci, quindi non andiamo avanti, ci fermiamo qui, però vorrei dire un'ultima, far notare un'ultima, guarda dove siamo andati a finire, far notare un'ultimissima cosa, che all'inizio del brano che abbiamo letto, a un certo punto Gesù fa un lamento e si lamenta di questo, dice: guarda, li vedi gli apostoli, li vedi i miei, questi non sono ancora bene miei, perché era nell'imminenza della passione, qualche piccolo successo apostolico di Gesù, ma soprattutto poi ebbe un ruolo non indifferente la Domenica delle Palme, quindi gli Osanna che furono pronunciati, insomma, all'ingresso messianico di Gesù in Gerusalemme. Quello, diciamo, che non fece molto bene, diciamo così, agli apostoli, perché gli diede l'illusione che, ecco, finalmente le cose si sono volte al bene. E questo causò la loro impreparazione al dramma della passione. Ora Gesù ha detto: nessuno di questi apostoli e più donne capisce, non è colpa loro, Satana crea i fumi perché non vedono e siano come ebri, non intendono, e perciò impreparati e più facili ad essere piegati. Ora, sempre per tornare per esempio a Fatima, alla Madonna Fatima aveva detto, siamo ancora tutti quanti dentro Fatima, perché Fatima termina con la promessa del trionfo del cuore immacolato di Maria, ma prima di questo vengono annunciate tribolazioni, sofferenze, prove per la Chiesa, sofferenze per il Santo Padre, quell'immagine misteriosa del terzo segreto, la città completamente ridotta in macerie, eccetera, eccetera, no? Cosa raccomandava di fare la Madonna? E perché faceva vedere, anche se in termini così, diciamo, sfocati, sapete che le profezie anche di cose non positive, quando sono vere, generalmente sono sempre un pochino sfocate, perché vengono dette quelle cose? Non per mettere paura o per mettere in agitazione, ma perché uno si possa preparare, perché è necessario prepararsi. E come ti prepari? Pregando, facendo una vita santa, di vicinanza ai sacramenti, di formazione cristiana, fai tutte le opere buone che puoi, osservi i comandamenti e basta. Quindi noi non abbiamo paura del futuro, ecco. Anche dinanzi siamo ancora dentro, insomma, questa veramente cosa incredibile di quest'anno, insomma, di questa pandemia, no? E tutti qui dovremmo poi chiederci come l'abbiamo vissuta, come l'abbiamo affrontata, come stiamo vivendo anche questo. Eravamo pronti a una cosa di questo genere? Eravamo pronti a stare 2 mesi senza sacramenti, per esempio? Siamo consapevoli della precarietà, insomma, come abbiamo vissuto questa cosa? Gesù nel Vangelo dice: siate pronti con la lucerna in mano e con i fianchi cinti, in ogni momento. Cioè la vita cristiana, cioè se noi vivessimo per esempio la vita cristiana come deve essere vissuta, la vita cristiana deve essere vissuta così, che ogni giorno tu dovresti essere pronto a rendere l'anima a Dio. Se Gesù viene oggi a chiederti: dammi la tua anima, sei pronto? Hai passato una giornata santa? Stai in grazia? Sì o no? Se noi vivessimo così, ma che c'è se viene la pandemia, viene questo, viene quell'altro, la prova, la crocifissione, cioè
Ma che ci fa? Noi sulla terra siamo di passaggio se siamo cristiani. Non vediamo l'ora di andare in paradiso, anche se siamo pronti a rimanere sulla terra anche 400 anni, ma non perché siamo attaccati alla terra, perché sulla terra possiamo servire il Signore, possiamo soffrire per Lui, possiamo concorrere al bene della Chiesa, far crescere la Chiesa, far bene alle anime, moltiplicare il bene e tutte queste cose qui. Ma non siamo attaccati alla terra, capite? Cioè, se uno non è preparato, è perché Satana l'ha ubriacato. E ci si prepara come? Come la Madonna sempre dice nelle apparizioni che ha fatto di prepararsi. Lo stiamo facendo, punto interrogativo. Perché la cosa importante è prepararsi. Ma anche quelli che sono impreparati, e chiudiamo, come abbiamo visto, non sono oggetto di disprezzo da parte di Maria Santissima, né di nessuno, ma sono oggetto di cura misericordiosa, paziente, nella speranza che chi non c'è ancora, per qualunque ragione ci sia, possa ritornare sulle buone strade, sulla retta via. Bene, ci aggiorniamo alla settimana prossima. Questo episodio mi sembrava molto significativo e molto importante, diciamo così, da approfondire. Lo abbiamo fatto. Alla prossima. Dio vi benedica. Ave.